Vincenza Rando, responsabile legale di Libera, perché questa partecipazione soprattutto su un testo importante che parla di violenze e di mutilazioni? Beh, quando sono stata invitata a esserci l'ho subito accettato, perché io credo che parlare di questo, fare memoria di questo e parlare diciamo anche alle donne, ma anche oltre alle donne, credo che sia importante anche nella mia funzione, io in particolare rispetto alla violenza che, come dire, ascolto purtroppo quotidianamente, specialmente la violenza, quella più brutta, quella mafiosa, quella andranghetista. Credo che tutte quelle donne bisogna pensare a loro, e oggi per me è un modo di rivolgere un pensiero, uno sguardo anche a chi li ha subiti, a chi è rimasta e viva ancora ma ha subito violenza e continua a subirle, a chi invece è stata uccisa proprio perché si era ribellata a questa violenza. E credo che sia un modo per essere, parlare di questo, parlarne in questo modo, sia un modo di fare memoria di loro e di dire anche agli altri che questo non deve più succedere, e per dire questo bisogna guardarle in faccia le cose. Questo è un modo appunto per stare, per pensare a loro, ma per fare memoria, per non diventare una cosa successa a qualcun altro, ma può succedere anche a noi. Io credo che sia importante parlarne. Quando si parla di un fatto così grave e che come dire, mutila veramente anche la nostra libertà, perché ci si spaventa. Io le donne che sento che sono state violentate, magari sono vive, che sono rimaste vive, hanno tanta paura, paura che superano e che riescono a elaborare se non rimangono soli, e se non sono solo nel momento in cui denunciano, nel momento in cui devono fare un processo. E questo credo che sia un modo per stare accanto a loro, e questo modo di parlarne vuol dire che il problema c'è, dobbiamo affrontarlo, riconoscerlo e cercare di capire come superarlo. C'è un vuoto ancora legislativo nel nostro paese, e al di là della legislazione c'è anche un vuoto di tutela delle vittime? Guarda, sulle tutele delle vittime secondo me bisognerebbe fare molto di più, perché sia rispetto al fatto di riconoscere per esempio alle vittime e ai familiari che rimangono di costituirsi parte civile, di andare nei processi e di dare la possibilità di poter andare anche gratuitamente, no? Nei processi, per difendere, intanto fare memoria, difendere e dire finalmente anche in quei luoghi che sono sacrali per cercare la giustizia che quella è la parte offesa. Quella è la vittima, non c'è qualcun altro che vittima. Capisco che è molto complicato anche il senso, il tema delle violenze, però la vittima vera è quella che ha perso la vita, quella che è stata violentata. Su questo è quindi anche dare un ruolo alle associazioni. Io credo che su questo, per esempio, un limite ancora c'è, bisogna fare passi avanti, ne abbiamo anche discusso, ci sono anche organi importanti istituzionali che stanno discutendo, per esempio la Boldrina, alcune cose si ridomanda, è quello di dare un ruolo alle associazioni delle donne, perché solo così una donna che è violentata, che va davanti a un processo, deve denunciare accanto a delle donne o che hanno subito anche questo, o che hanno una sensibilità su questo tema, perché sono associazioni così, di poter stare accanto è una cosa importante. Io vedo la differenza di elaborazione di questa grande ferita, di una violenza, quando la donna è sola, che va in un processo, va a denunciare, e elabora da sola, di nuovo ritornando nella vita sociale, o quando non è sola, quando si può confrontare con un'associazione che ascolta, che chiaramente dà strumenti anche di elaborazione, perché veramente io quando vedo più volte le donne che si rivolgono immediatamente, no, per parlare, che è successo magari il giorno prima, capisco come ci si sente violate, e come questo si può superare solo se non si è soli e si può confrontare con altre donne. Io credo che sia importante, e questo diciamo è un limite, non solo risarcitorio nel senso economico, che credo che sia un problema importante, ma quello che è più importante io vedo nelle donne, di non rimanere soli nei luoghi in cui a volte ci si sente imputati, no? A volte noi nei processi abbiamo discussioni enormi nei confronti anche di alcuni avvocati che fanno delle domande che non hanno nessuna influenza e nessun collegamento, diciamo, per la certezza, per cercare la prova nel reato, ma solo per far capire quella, cioè per mettere a disagio
per far capire che quella quasi quasi non è più la parte offesa ma è l'imputato. Io questo non lo ammetto, ma credo che ci si sente meno sole se si è insieme anche in quelle aule giudiziarie. Quindi alcuni strumenti ci sono importanti, altri secondo noi se ne potrebbero ancora di più avere, sia su questo tema della violenza in sé, ma anche la violenza mafiosa, andranghetista delle donne nei confronti, perché lì scattano meccanismi ancora più pesanti, più importanti, perché la donna non può denunciare, non può fare altro se non soggiogarsi, quindi deve essere violentata, maltrattata e deve rimanere lì. Quando denuncia muore, è quasi come se fosse una... Quindi c'è una peculiarità ancora maggiore rispetto alla discriminazione che vivono culturalmente le donne, diciamo, inserite nella società rispetto alle donne di mafia? Assolutamente sì, le dinamiche poi della violenza sono assolutamente diverse, perché lì c'è una cultura molto, come dire, dell'uomo, no? dell'uomo, del maschio che governa, il mafioso è solo lui che detta delle regole. Quando una donna, la donna deve fare figli, educare i figli a fare i mafiosi, quando questa si rompe, questa, e ci sono molte donne che l'hanno fatto, la prima Lea Garofalo, quando rompe questo equilibrio, questa rottura, diventa una rottura che è più sistemica, perché è una rottura di una donna contro l'uomo, che è una rottura contro una cultura mafiosa forte, che non è la cultura del sociale, e quindi a quel punto quella donna è condannata a morte. Ma quasi una condanna. Io ho incontrato Lea Garofalo 4 giorni prima di essere uccisa e lei me l'ha detto in maniera chiara: io sono condannata a morte, io morirò, il modo, le forme, non lo so. E questa è una cosa terribile, no? Perché non è una cosa, una violenza fatta nell'immediatezza, no? Poi le violenze non sono fatte così, perché quando sono dentro la famiglia maturano su fatti altri, però una non lo immagina. Lì tu lo sai, ecco, la donna, c'è questa condanna, quindi c'è una violenza più forte, no? Così come se tu trovassi. Poi effettivamente è quello che lei diceva, per varie motivazioni, perché lei aveva osato denunciare il compagno, sia per i reati che aveva fatto e sia perché era andata in carcere, aveva detto: io non porterò mai mia figlia in carcere, o tu collabori con la giustizia altrimenti io non potrei mai. E questo, per un uomo di 'Ndrangheta, che una donna vada in carcere e dica questo, lui l'ha picchiata in carcere perché stava rompendo tanti sistemi e gli ha detto: tu morirai. E per 12 anni l'ha cercata finché la ammazzava. Con la consapevolezza di questa donna, no? Perché quindi, e ancora voglio dire, le violenze sono tutte gravi, per carità, non voglio fare una graduatoria di gravità, però questa ti dava una sensazione quando te lo raccontano. Adesso, dopo Lea Garofalo, però ci sono tante Lea Garofalo, tante donne che stanno denunciando, che non sono più sole, che li stiamo molto, anche su questo c'è una legislazione che dovrebbe essere ancora più in avanti, seppur una buona legislazione, perché queste donne hanno bisogno di un maggior aiuto, no? Di essere proprio accompagnate a salvare la propria vita. Perché poi anche il modo di come vengono, i femminicidi sono tutti gravi, ma il modo di come viene uccisa, cioè lì è stata uccisa e poi il corpo bruciato, perché il corpo non deve esistere, quindi c'è una violazione ancora maggiore. Quindi per me, quando sono stata invitata qui, era un modo per ricordare Lea Garofalo, le tante Lea Garofalo, la sua figlia Denise, che oggi è anche lei protetta nel sistema di protezione, nascosta, perché anche lei il padre vuole uccidere. Ecco, pensare che ieri un figlio ha ucciso una mamma perché si era innamorata di un boss diverso da quello che lui voleva, cioè queste sono delle violenze che si innestano in una cultura ancora più forte. In questo paese c'è, il problema c'è, Lea Garofalo è stata uccisa a Milano, non in Calabria, quindi io credo che sia, in quel caso per esempio il comune di Milano si è costituito parte civile, è importante, perché si capisce che questi fatti vengono assunti come responsabilità del paese, no? Del comune, delle donne. Ecco, in questo la legislazione secondo me dovrebbe ancora di più maturare.